Ah, buongiorno, buongiorno amiche e amici rossoneri, bentrovati sul canale YouTube ACM Style. Questo giro non on the road, questo giro on the pied. Questo giro siamo qua in mezzo alla natura, siamo in mezzo alla natura, sto facendo una passeggiata mentre riflettevo e guardavo un po' di di giornali. Io veramente rimango sempre più basito, ne abbiamo parlato anche ieri comunque in live. A proposito di questa situazione dell'Inter, in cui comunque i giornali, i giornalai, i giornalisti, zitti ammutoliti. Ma quello che fa più specie è leggere poi dei commenti. Scusate, intanto c'è il trattorino che sta arando il campo, sta appiattendo il campo da tennis, sta preparando la terra rossa. Sì, sono qui al campo da tennis con mia figlia che sta allenando. E dicevo, i giornalisti sono quelli che mi stanno facendo incazzare sempre di più. Perché? Perché ve lo spiego subito. Succede che questa mattina le prime pagine, come dicevo ieri in live, mi aspettavo che le prime pagine fossero prime pagine importanti, forti, anche nei confronti di quello che è venuto fuori ieri. Se non lo sapete, ve lo ridico molto, molto sinteticamente, molto velocemente. Praticamente ieri la Procura di Milano ha accolto la richiesta della Banca Popolare Cinese di poter aggredire i beni di Zhang, presidentissimo, proprietarissimo, lui dice di no, dell'Inter, e di poter aggredire appunto i beni del proprietario cinese qua in Italia, e la Procura di Milano ha accettato un debito per 320-330 milioni di euro, tanto è vero che la banca cinese ha chiesto di dare uno stipendio a Zhang in modo da poterlo pignorare, quindi è una prima aggressione dei beni, no? E poi via via tutto il resto, perché deve rientrare di questi 320 milioni. Succede che Zhang dichiara di non essere proprietario dell'Inter, ma diciamo le azioni dell'Inter sono di proprietà di una holding lussemburghese, no? Che però fa comunque ricapitolo poi a lui. Quindi volendo indagare, se indagassero veramente, capirebbero che quello che sta facendo, il fatto che dica che non è suo all'Inter, sono tutte cazzate, detto fra me e fra voi. Se vogliono ricapitolare e recappare, arrivano comunque a capire che le proprietà. Vi faccio vedere il casino che sta facendo il trattorino, perché quello, vedete i campi, li sta mettendo su giù la terra rossa, che tra l'altro ho scoperto che la terra rossa non è che terra rossa, sono praticamente mattoni rossi tritati. Cioè, io poi quando vedo queste cose mi incuriosisco e ho chiesto, ma sta terra rossa dove viene? Sono mattoni rossi tritati. Chissà se per tutti o non per tutti. Ma tornando a noi, quindi, guardavo le prime pagine, Corriere, Tutto Sport e Gazzetta. Gazzetta che notoriamente fa i titoloni contro il Milan, non c'era nulla, però c'era un titolo in mezzo, tipo un paginone, lo porta Ibra, grande operazione di distrazione di massa, no? Perché giustamente è un'opera di distrazione di massa, perché si fa così, si concentra, quando c'è un problema si concentra l'attenzione comunque su un problema, su una situazione più attraente, in modo che ci si dimentichi il problema precedente, no? Questo si fa di solito, così fanno i giornali, ve lo dico perché comunque lavoro a stretto contatto al mondo giornalistico, comunque ripeto, collaboro con l'amico Francesco, il direttore di Calcio Style, scrivo per le testate, alcune testate fra cui Calcio Style, eccetera, eccetera, conosco un po' l'ambiente, quindi questo è uno. Quindi la Gazzetta, a meno che non ho visto male io, non ho visto grandi trafilati, non ho visto niente. Tutto Sport, non ho visto scritto nulla, mi pare, ho guardato le pagine molto velocemente, le prime pagine intendo, e poi l'interno è un'altra cosa, non lo so. Ma la più bella, ragazzi, la più bella è il Corriere dello Sport. Titolone centrale, tenetevi forte, eh? Zhang salva l'Inter, ve lo giuro, Zhang salva l'Inter. Salva da che cosa? Dalla correttezza, dalla trasparenza, dall'onestà, perché altrimenti io non saprei da che cosa Zhang sta salvando l'Inter. Cioè io veramente collasso mentalmente quando leggo queste cose. E poi, più piccolino in alto, nei problemi dell'Inter, Inzaghi è più vicino alla seconda stella. E siamo sempre al discorso di prima, quindi. Problema? Come fare per far distrarre la massa da quel problema? Si concentra l'attenzione su qualcosa di più eclatante. Ok?
titolone centrale l'hanno fatto, ma scrivendo positivamente, perché ovviamente Zhang salva l'Inter è una nota positiva, no? E poi però aggiungendo anche l'Inter, nonostante i problemi, è vicino alla seconda stella. Questa, amici miei, non è più informazione. Io sono schifato da questa cosa. Io sono veramente schifato da questa cosa perché, a parte che l'Italia è al 70° posto nel mondo come libertà di informazione, perché l'informazione italiana è molto orientata politicamente, molto e poco pulita, poco trasparente. La maggior parte delle informazioni, non per tutti, quindi non si può fare tornare buon fascio. Tanti però sono così. Ma addirittura andare a arrivare a scrivere Zhang salva l'Inter. Ho detto, mio Dio, ma cosa sto leggendo? Ma davvero l'hanno scritti questi? La realtà dei fatti è che Zhang non salva l'Inter, Zhang affossa l'Inter, ok? La verità è questa, cari amici giornalai. Zhang sta affondando, sta affossando l'Inter. Perché Zhang ha problemi, ha debiti con Okatri, il fondo a cui deve dei soldi. Entro maggio il fondo si riprenderà l'Inter per circa 300 e passa milioni di euro più interessi, e ha debiti con la banca cinese per 300 e passa milioni di euro, quindi sono 600-700 milioni solo di debiti fra il fondo e la banca cinese. Quindi Zhang salva che cosa? Ma la piantiamo di fare questa informazione schifosa, pilotata e falsa soprattutto? Ma la vogliamo piantare di lavorare in questo modo? Ma ci rendiamo conto? Poi però quando siamo noi, i titoloni, cubitali, ma ci mettono tutti, la Gazzetta, Tutto Sport, Corriere, il Milan non è di Cardinale, il Milan ha vendita falsa, il Milan indagato dalla procura, guai per il Milan, penalizzazione di 20, di 50, di 100 punti, quando è il Milan? Quando invece un caso più grave, perché qui si parla di un proprietario truffaldino che ha un debito imponente con una banca del suo paese, invece questa la mettiamo sotto banco? La facciamo passare per un'inerzia? Anzi, al contrario, scriviamo addirittura Zhang salva l'Inter. Che poi sia una frase che voglia dire il contrario, non so come, non lo so perché non sono andato avanti a leggere e ho avuto il vomito. Ma non puoi scrivere una cosa del genere, ma ti devi vergognare, chiunque tu sia. Non puoi scrivere una cosa del genere. Dovevi scrivere Zhang affossa l'Inter, Zhang mette nei guai l'Inter. Così sarebbe stata un'informazione corretta. Ma cosa ci vogliamo aspettare, ragazzi? Cosa ci vogliamo aspettare? A noi ogni 2-3 giorni ci vendono un giocatore. Adesso è l'ora di Magnan, adesso, ragazzi. Adesso è il momento di Magnan. Magnan è in vendita, perché Magnan non sta bene. Ma anche colleghi youtuber, Magnan non vuole stare al Milan. Ha problemi, non vuole più starci. Magnan preoccupa. Preoccupa, non vuole stare a Milan, Gli altri invece no. Lautaro che non rinnova, nessuno lo vuole. Vlahovic che non sta rinnovando, nessuno lo vuole. Rabiot che è in scadenza e non ha rinnovato, anche lì nessuno lo vuole, nessun articolo sul giornale. Ma fatemi il piacere, per favore, va veramente, fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Intanto vi auguro buon proseguimento di giornata. Noi ci sentiamo sempre più tardi e sempre forza Milan.